È successo qualcosa di veramente strano nella mia città. Non posso andare a scuola, al parco o a casa dei miei amichetti a giocare. I miei genitori non possono andare a lavorare. La nonna non può uscire per fare la spesa. La strada è vuota. Mi domando dove sono tutti quanti. In televisione tutti indossano mascherine. I dottori e le infermiere in televisione indossano strani abiti dalla testa ai piedi. La nostra città ha la febbre, mamma! La nostra città è malata! Perché tutti sono così tristi? Perché la gente sembra tanto preoccupata? Perché non vedo più facce sorridenti? Sì, bambino mio, la nostra città è malata. Un nuovo virus chiamato Covid-19 fa ammalare tanta gente e si è diffuso velocemente in tutto il mondo. Sfortunatamente è arrivato anche nella nostra città. Mamma, perché la gente non può andare dal dottore, farsi visitare e prendere le medicine? Beh, tante persone si sono ammalate. I dottori e le infermiere lavorano giorno e notte, ma non riescono ad aiutare tutti coloro che hanno bisogno di cure. Gli scienziati stanno studiando un antidoto per fermare il virus, ma ci vuole del tempo. Mi ammalerò anch'io, mamma. È possibile che chiunque di noi si ammali, ma conosco un modo per far sì che tu possa sentirti al sicuro. Ah sì? E qual è? Dimmelo. Dobbiamo provare a fare qualcosa che si chiama distanza sociale. Cosa vuol dire? È un po' come quando stai a casa da scuola se non ti senti bene. Staremo a casa così non ci ammaleremo. Per adesso non ci incontriamo con altra gente, così non ci passiamo il virus l'un l'altro. Se proprio dobbiamo uscire, staremo lontani dalle altre persone. Dopo aver toccato qualcosa, non ci toccheremo la faccia, la bocca, gli occhi. Ci laveremo le mani con sapone e acqua calda per almeno 20 secondi, così da lavare via ben bene il virus. Ok, farò così, ma sarà sufficiente? Beh, mio caro, non ti preoccupare. Se tutti manteniamo la distanza dagli altri, allora il virus non si spargerà tra le varie persone. E comunque, mamma, papà, nonna e nonno faranno del loro meglio per proteggerti e fare in modo che non ti ammali. E poi, sai cosa? Gli scienziati hanno scoperto che il sistema immunitario dei bambini è più forte di quello degli adulti contro questo virus. Wow, così posso battere il virus? Sì! Ma con la distanza sociale vuol dire che non potrò più giocare con i miei amichetti? Certo che puoi. Li puoi chiamare al telefono, mandargli un messaggio, un'email, potete giocare o guardare dei film online al computer. Mamma, quanto tempo dovrò aspettare prima di tornare a giocare con i miei amici? Quando scomparirà il virus? Moriranno molte persone? Caro, non lo so. Tutti i dottori e le infermiere però stanno facendo di tutto e di più per non abbandonare nessuno che si ammala. Qualcuno di loro non è tornato a casa per giorni e non ha potuto riabbracciare i propri figli. E i bambini dei dottori sono tristi perché non possono vedere la loro mamma e il loro papà? Certo che sono molto tristi perché non possono rivedere i propri genitori tutti i giorni come puoi far tu. Ma sono anche molto orgogliosi del loro coraggio perché cercano di sconfiggere il virus e salvano la vita a tante persone. Wow, che
bravi, sono degli eroi. Ci sono tanti eroi che stanno aiutando a combattere il virus. Gli scienziati che studiano una medicina per guarire, altri che portano la spesa a casa di quelle persone che non possono uscire, i giornalisti che ci tengono aggiornati con tante informazioni in televisione, sui giornali e online. Ci sono tante persone che lavorano molto duramente per fare in modo che noi possiamo stare al sicuro. Wow, che belle persone! C'è chi sta facendo donazioni da ogni parte del mondo per comprare maschere, guanti o altro ancora, in modo che i medici e gli infermieri possano lavorare in sicurezza quando aiutano i pazienti. Volontari portano cibo e generi alimentari ai vicini che non possono uscire. Anche mamma e papà faranno tutto il possibile per aiutare. E io come posso aiutare? Cosa pensi di poter fare? Posso fare dei disegni e scrivere delle frasi per gli adulti che stanno aiutando gli altri. Posso prestare i miei giochi a quei bambini che ne hanno bisogno. Che bella idea, mio caro! Diamo una mano a quei bambini che ne hanno bisogno. Questa è una battaglia dove tutti nel mondo combattono insieme. Rimanere sani e non contribuire allo spargimento del virus sono i migliori modi per aiutare a combattere questa pandemia. Ok, mi laverò le mani, starò a casa e mi terrò impegnato al computer. Facendo così, stando tutti in casa, non avremo bisogno di andare in ospedale e i dottori e le infermiere potranno prendersi cura di quelle persone che stanno veramente male. Aiutiamo il mondo a sconfiggere il virus con la distanza sociale. Ok, mamma, ci vediamo online.